osservare tutte le cose che vi ho comandato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Il Signore ci ha raccolti nella sua casa perché possiamo lodarlo, ringraziarlo e anche chiedere a Lui il perdono dei nostri peccati. Uniamoci spiritualmente a tanti altri gruppi e a tante altre parrocchie che fin da questa sera celebrano la veglia in onore di San Pio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io,
prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. E invece è avvenuta la rivoluzione.
passato Gesù. Dice il Vangelo, mentre andava via, stava passando e se ne andava. Gesù si è voltato e ha detto a lui, seguimi. E lui si è alzato e lo ha seguito. Non c'è stato un discorso precedente, una preparazione psicologica, spirituale. E Matteo aveva la famiglia, aveva anche un po' un mestiere. A volte il Signore fa così, sembra che si catapulti nella vita e crea tutta una situazione nuova, talvolta perfino dolorosa. Però è Lui, e se c'è Lui, anche il dolore è redento, può cambiare volto, può significare altro. E la stessa morte non è più morte, diventa vita. Matteo ha capito così bene il significato di questo dono del Signore che non ci ha ripensato tanto. Solo che, come si conveniva ad una persona gentile e convinta, ha detto mangiamo, poi ce ne andiamo. E i familiari di Matteo sono stati contenti di mangiare tutti assieme prima di quell'addio. E lì avviene la solita storia, i pubblicani sono lì, amici di Matteo, sono contenti, ma i farisei e gli altri non sono contenti, criticano il maestro perché mangia con i peccatori, mangia con i pubblicani. Allora, Gesù ha fatto un grande dono a Matteo. Quelli che si presumono amici suoi, ma non condividono la sua scelta sociale, criticano il maestro. Vedete cosa fa la società? Si spacca quando mette in campo l'orgoglio. Si accende, non ci vede più, non sa ragionare più. Ma voi cosa pretendete? Che il maestro venga a chiedervi scusa o permesso a spiegarvi prima qual è la volontà di Dio? Allora, noi dobbiamo imparare a credere veramente, non solo alla parola scritta, ma anche alla parola ispirata nella nostra vita. Adesso se voi fate un po' memoria dei vostri giorni, mesi, anni passati, ritrovate che tantissime volte il Signore vi ha bussato, vi ha messo la lettera in bucata, fai questo, non fare così, e capite che erano tutti gesti di amore. Bene, quelli falsi amici non hanno capito il gesto d'amore di Gesù. E comunque Matteo diventa poi l'evangelista che cercherà di far aprire gli occhi al suo popolo perché capisca che Gesù è quel Messia promesso dai profeti, dai patriarchi, e quell'uomo preparato da tutti i secoli passati del suo popolo eletto. E Matteo compie molto bene questa sua missione. Parte poi come termina col sacrificio della propria vita, la testimonianza per Gesù. Questo discorso vale certo per casi straordinari come quello di Matteo, un apostolo che diventa anche evangelista, che dà la vita per il Signore, ma anche per noi, per ciascuno di noi. A volte noi ci mettiamo a fare delle classifiche arbitrarie, diciamo quello è Padre Pio, quello è San Francesco, quello è Gesù Cristo, ma io non sono niente, e non facciamo niente. Con la scusa che non siamo grandi, non facciamo nemmeno le cose piccole. E invece è importante. Quante volte io, confessandomi da Padre Pio, e lo facevo una volta alla settimana, e cercavo in ogni modo di non dimenticare nessuna mancanza, nessun peccato. E poi, alla fine, Padre Pio aveva sempre qualcosa da ricavare, da tirar fuori, perché mi era sfuggito. Vedete come i santi
illuminati dal Signore vedono abbastanza al di là delle nostre limitate misure di capacità osservativa. Le cose sono come le vede il Signore, e allora noi dobbiamo affidarci alla luce di Dio, comprendere per quanto è possibile ciò che è scritto e stare attenti per quanto è possibile a ciò che non sarà mai scritto. Non ci sarà un Vangelo per te, per te, per te. Per Matteo c'è stato e l'ha scritto lui. Evidentemente non occorre che ognuno di noi scriva un Vangelo o sia scritto per ognuno di noi un Vangelo. L'importante è dire sì quando Gesù passa e dice: vieni, seguimi. E non pensate soltanto al distacco dalla terra, al momento di lasciare questo mondo, no, al momento di lasciare un difetto, un'abitudine sbagliata, un'amicizia non utile e così via. Tanti progetti di vita, progetti che non appartengono ai piani di Dio, al progetto di Dio. Quelli piano piano noi li dobbiamo mettere da parte. E allora si verifica il miracolo, allora la vita cambia. C'era una signora, San Giovanni Rotondo, figlia spirituale di Padre Pio, molto devota del padre, che aveva chiesto a Padre Pio: prima che io muoia, ti raccomando, prendi sotto la tua protezione mia figlia. E lei poi a casa ha detto alla figlia: guarda che io ho chiesto a Padre Pio di proteggerti, di considerarti sua figlia spirituale come lo sono io. E la figlia, buona, cara, però ha detto: beh mamma, tu sei una cosa, io sono un'altra, tu sei una persona buona, di preghiera, di carità, io non sono come te, quindi Padre mio non si prenderà cura di me. La notte successiva questa ragazza sogna Padre mio, che era vivente, che stava vicino al suo letto, la guardava, la vigilava, la proteggeva. Però Padre mio era in veste da lutto, vestito non così, ma di nero. E lei si è svegliata e la mattina è andata a messa. Dopo la messa è andata a domandare: padre, ma eri tu che stavi vicino a me? Certo, perché non mi hai riconosciuto. E perché eri vestito di lutto? E fra qualche ora lo saprai, perché è morto il Papa Benedetto XV, era il 22 gennaio del 1922 e la notte era morto il Papa. Quindi qualche ora dopo si seppe la notizia. In questo modo lei ha avuto una prova che il Padre Pio veramente si interessava di lei, la proteggeva ed era nello stesso tempo come un ombrello per tutta la Chiesa, per tutta l'umanità, che la preghiera di Padre Pio e il segno di lutto era la partecipazione al dolore della Chiesa e alla preghiera della Chiesa. Quanto è importante che noi impariamo a capire lo Spirito Santo che alita su ciascuno di noi. Quando nel Cenacolo è sceso lo Spirito Santo, c'era la Vergine Maria e c'erano i discepoli, c'erano gli apostoli. Secondo voi chi di quelli che erano lì avevano maggior, più grande amore allo Spirito Santo? Ma certamente la Madonna. Eppure non era lei, direi, che aveva più bisogno dello Spirito Santo, ma proprio i discepoli e gli apostoli. E allora ecco, lo Spirito Santo scende sotto forma di lingua di fuoco e da quel momento gli apostoli e i discepoli trovarono il coraggio di annunziare Gesù anche a rischio della propria vita. Infatti sono morti quasi tutti i martiri. Gli apostoli, sappiamo San Giovanni perché lo mise una caldaia d'olio e bollente, ma ci stava proprio in mezzo all'acqua fresca. Allora i pagani, gli idolatri che lo stavano uccidendo, hanno capito: qui c'è un Dio potente che lo protegge, allora sa che c'è, fermiamoci. Adesso lo portiamo sopra un'isola sperduta, poi se campa campa, se muore muore, se no va a finire che ci attiriamo addosso i castighi di questo Dio, tutto lì. Ma il Signore ha accolto il loro sacrificio perché fatto con tanta fede.
Ecco, figli spirituali di Padre Pio, gruppi di preghiera di Padre Pio, noi dobbiamo seminare la luce della fede. Dice Padre Pio che i gruppi di preghiera devono essere vivai di fede e focolai d'amore. La comunità si deve riscaldare, ha bisogno di fuoco. Quel fuoco è dello Spirito Santo e passa per ognuno di noi che si è riempito di Spirito Santo. Quando io stavo vicino a Padre Pio, pensavo a godermelo, ma mai sarei stato a immaginare che poi mi sarebbe toccato di girare il mondo per coltivare questa spiritualità di Padre Pio, preghiera, carità e sacrificio, innovazione. Pensavo a ricevere il suo aiuto, ad essere guidato, illuminato nella mia vita sacerdotale e basta. E poi invece lui stesso a dirmi no, tu farai altro. E padre, ma io non ce la faccio, io cosa sono capace di fare? Fai la parte tua, fai la parte tua. Arriva dove vuoi, dove non arrivi tu ci sto io. Questa è la parola di Gesù. C'è una parte che dobbiamo fare noi, facciamola bene. Perché gli anni che il Signore ci concede sono regali, sono regali. Quanti anni di compleanno, quindi tanti auguri, auguri di che? Che continua a vivere e che faccia una vita bella, buona, santa. Questo è il motivo di ogni augurio. Allora, proprio ora che stiamo per celebrare, domani sarà universalmente celebrata il celebrato il transito di Padre Pio, e fate bene voi ad anticiparlo, perché sono magari molti di voi andrebbero a San Giovanni Rotondo e questa veglia si potrebbe fare così bene come vedo che si fa. Quindi un bravo, grazie benissimo Don Emilio, e io dico celebriamo questo evento come un evento di vita e non di morte, e affidiamo con tanta umiltà tutto noi stessi a Padre Pio. Il Papa andava pellegrinaggio con molti suoi fedeli da Roma a Monte Sant'Angelo e San Michele per affidare a San Michele tutta la Chiesa, e arrivò mentre erano verso Benevento la notizia che frate Francesco era morto. Era, e lui accorato, addolorato, raduna tutti i fedeli e dice: io vi devo dare una notizia dolorosa, un nostro amico non c'è più sulla terra, frate Francesco è morto, però vi do anche un'altra notizia. Adesso abbiamo un santo di più in paradiso. Lo possiamo dire. Adesso abbiamo un santo di più in paradiso. E così è. E sia per noi una gioia immensa. In piedi. Invochiamo con l'amore e la misericordia del Signore. Diciamo insieme: ascoltaci per amore del tuo nome. Ascoltaci per amore del tuo nome. Tu che hai irrigato la Chiesa, tuo giardino e tuo campo, con l'acqua della tua parola, non lasciar mancare mai validi annunciatori del tuo Vangelo. Preghiamo, ascoltaci per amore del tuo nome. Tu che chiami ciascuno a santità, donaci di vivere in umiltà e mansuetudine, nell'unità dello Spirito e nel vincolo della pace. Preghiamo, ascoltaci per amore del tuo nome. Tu che distribuisci carismi diversi per l'edificazione dell'unico tuo corpo mistico che è la Chiesa, fa che ogni battezzato li accolga con rispetto e li eserciti con impegno. Preghiamo, ascoltaci per amore del tuo nome. Tu che hai chiamato Matteo alla tua sequela e hai accettato di sedere alla sua mensa, rendi tutti noi pronti e disponibili ai tuoi richiami. Preghiamo, ascoltaci per amore del tuo nome.
perché tutti gli appartenenti ai gruppi di preghiera Padre Pio raccolgano l'eredità del caro Padre e siano autentici testimoni del tuo Vangelo, apostoli del terzo millennio, preghiamo. Il Signore accolga in cielo Salvatore, Giovanni e Vittorio e i defunti più bisognosi della sua misericordia, perché vivano sempre con lui nella pace e nel gaudio della sua casa. Preghiamo. Ascoltaci per amore del tuo nome. Vogliamo ricordare nella nostra preghiera anche le anime dei defunti Franco, Gaetano, Marco, Bianca, Anna, Angelo, Renato e le anime del Purgatorio, le cui sante messe vengono celebrate in terra di missione, perché il Signore le accolga nella comunità dei santi, preghiamo. Ascoltaci per amore del tuo nome. Padre Pio, Santo di Dio, prega per noi. Padre Pio, Santo di Dio, prega per noi. Canto 181. Cantiamo l'inno della tua gloria.
donaci con effusione il tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, lo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Oh,
la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E lo spirito nella gioia del Cristo risorto, scambiatevi segno di pace. Thank you.
189. Dice il Signore: non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Preghiamo. O Padre, tu ci fai rivivere nell'Eucaristia l'esperienza gioiosa di San Matteo, che accolse come ospite il nostro Salvatore, fa che possiamo sempre recuperare le nostre energie alla messa di colui che è venuto a chiamare a salvezza non i giusti, ma i peccatori, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli. Padre, ti ringraziamo per la presenza in mezzo a noi, soprattutto per la costante preghiera che rivolgi alle nostre parrocchie. Lo sappiamo, viene spesso
riportato, però anche noi ti garantiamo la nostra, stare in mezzo di questa reciprocità di preghiera, di questa unità nell'amore di Dio che tante volte impariamo, costantemente impariamo anche dagli scritti e della testimonianza di San Pio. Questo ci unisce in modo straordinario. Poi gli avvisi per questi giorni: domani alle ore 21 l'adorazione eucaristica, cui farà seguito la Santa Messa. E il 23, giorno della festa di San Pio, l'adorazione alle 17:30 e la messa alle 18:30. Sono due giorni, in realtà è da martedì che da ieri che facciamo adorazione, preghiera, messa, quindi veramente siamo uniti in questo spirito di preghiera, sempre tanto numerosi, ringraziamo il Signore e così speriamo di essere tanti ancora a pregare insieme. Noi lo facciamo in questa maniera tutti i martedì alle 17:30 l'adorazione, alle 18:30 la messa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome e nella gioia del Signore, andate in pace. Veniamo, grazie a Dio. 656.